agenda. Laura. Aspetta. Scusi, Silvia, per cui. Guarda, stavo velocissima io. Niente, io volevo fare un attimino il punto della situazione sul discorso del residence sociale al 12271. E ad oggi siamo oggettivamente di fatto sotto sgombero di nuovo. Quindi, mentre prima c'era una piccola speranza perché comunque sembrava ci fosse un dialogo aperto e una volontà politica, adesso questa volontà politica si è modificata, cioè nel senso loro dicono sì, ok, noi ci impegniamo a cercare un altro stabile, voi per portare avanti il vostro progetto, perché oggettivamente noi come istituzione vi abbiamo utilizzato, il progetto è valido, funziona, quindi perché no, è anche gratuito, portiamolo avanti. Però nel frattempo ci chiedono il censimento delle persone, ci chiedono il censimento, che noi non abbiamo problemi, l'abbiamo anche già preparato, lo consegneremo al 20, e ci chiedono il blocco degli ingressi, cosa che noi abbiamo già detto che non faremo mai, per svuotare piano piano lo stabile, non fare uno sgombero violento e forse ci danno un altro stabile, se non subito, subito dopo, quindi rischiamo che il progetto muore. Fondamentalmente noi come collettivo, il collettivo di gestione si sa che è comitato diritto alla casa, Unione Inquilini di Milano e Clochard della Riscossa, a questo ricatto abbiamo detto immediatamente di no e la risposta simpatica dell'assessore alla sicurezza fa: io do 4 baracche al prefetto e facciamo come Roma. Quindi la situazione... Bravo, Sì, perché a Milano abbiamo 3 assessori che si fanno praticamente la guerra tra di loro. Cioè, di 3 non ne fanno uno. Per di più c'è questa competizione che va anche contro a tutto quello che può essere di utile in una città come Milano, che ha delle potenzialità, come un po' tutte le città d'Italia. Però a Milano parliamo di... nel censimento del comune di 180 stabili, vabbè, compresi gli scheletri, vuoti, interi. Di studentati come il nostro ce ne sono 8 completi, uno addirittura con i lettini dentro e altri 2 quasi finiti di costruire, cioè nuovi, anche più grandi. E adesso siamo alla seconda asta, sgomberare lo stabile prima della seconda asta andrebbe a finire come lo stabile all'Italia, che comunque rimane di vuoto. Lo stabile dove siamo noi, prima del nostro ingresso comunque, era utilizzato solo per spaccio e consumo di eroina, quindi ritornerebbe il degrado. La nostra proposta, che era quella che volevamo comunque comunicare a tutti quanti, e la comunicheremo il 20 all'assessore, è quella di parlare con la proprietà, di farci diventare custodi sociali dello stabile fino alla vendita. Nel frattempo il comune si impegna, uno, a cercare uno stabile, che poi se vuole gli indirizzi li diamo noi, perché cioè, li sanno anche loro, uno stabile per farci portare avanti il progetto. 2, in caso di vendita, che è a dicembre, che la sarà deserta perché per il costo che hanno chiesto nessuno, non ci sarà l'acquisto, ma in caso di vendita garantisce l'uscita dei nuclei che ci sono dentro. Cioè noi abbiamo un numero di circa 70-180 persone, ci sono una 70 di minori e 72-73 nuclei familiari. Non sono numeri simbolici, poi sono tutti nuclei che sono famiglie in assegnazione di casa popolare, quindi il comune avrebbe dovuto farsi carico di queste persone. Si parlava prima di una cifra di 2.200 euro al mese per container, una famiglia a Milano in comunità costa 100.000 euro all'anno, ok? Con 100.000 euro all'anno hai voglia a ristrutturare appartamenti. Basterebbe aprire tutti i residence che ci sono, cioè tutti gli studentati, scusate, che ci sono nuovi, e fare e utilizzarli come li stiamo utilizzando noi, invece di utilizzare le comunità che dovrebbero essere utilizzate per tutt'altro,
già avevo risolto il problema, perché dovevo ristrutturare buona parte di 10.000 alloggi vuoti e assegnarli. Quindi fondamentalmente la situazione milanese è questa. Una cosa poi che volevo aggiungere a quello che aveva detto Bruno, che Milano, e anche Milano sempre di più, l'emergenza abitativa viene data in mano alle cooperative. Uno alle solite cooperative, perché noi del 27-1 magari siamo anche scomodi perché non vogliamo i soldi dal comune, mentre dalle altre parti la torta serve di meno al tavolino. E comunque l'emergenza abitativa non può, è assurdo che viene gestita da cooperative a costi superiori invece che dal comune di Milano, e utilizzare al limite lo sgravio, cioè quello che avanza, per andare avanti con le ristrutturazioni e per la tutela delle famiglie. Questa è la situazione attuale. Scusate, sono un po'. Grazie. Grazie particolare, Laura. Deve intervenire adesso, mi sono perso un attimo, Emanuele Sopo di più vicino. Intanto che arriva, Milano, tanto per dire legalità, 180 immobili pubblici vuoti, inutilizzati, 10.000 case popolari e comunali chiuse, la strada per distrutte non fanno occupare, 8 studentati vuoti, il problema è sgomberare l'altro, dice in 6 per 1, che è un rifasco che ha fatto da 5 milioni di euro in 2 anni. Cioè, insomma, ragioniamo pure sui fatti noi. Lì la lotta è insegnata ad organizzarsi. Il problema, però il problema è che è alto, dice 6 per 1. Hanno 3 milioni di metri cubi vuoti, il problema è pubblico. Lasciare chi si organizza. Grazie. Grazie. Le lotte non devono pagare. Allora, questo è il primo anno che partecipo. Ovviamente approfitto dell'occasione per ringraziare della fiducia che mi è stata data, diciamo. Sono un po' di anni, che diciamo ormai un paio di anni, che mi occupo di politiche abitative giù a Fiumicino. Ormai molta gente conosce Fiumicino come unicamente scalo aeroportuale internazionale, ma in realtà c'è un popolo che ci vive, quindi abbiamo proprio, siamo ormai 80.000 abitanti. Siamo il secondo comune più grande d'Europa, quindi non abbiamo nulla che invidiare a Pavia, ad esempio, che ha la stessa quantità di abitanti. E abbiamo grandissime problematiche, perché ovviamente avendo l'aeroporto abbiamo i problemi dell'indotto all'Italia, quindi sì. Molteplici licenziamenti, insomma la lotta interna che tutti penso conoscete. Abbiamo inoltre, insomma, la speculazione edilizia, perché abbiamo il signor Caltagirone che ci ha costruito un parco con un centro commerciale, insomma, dai più grandi, quindi insomma siamo quelli dai grandi numeri noi, quindi è il più grande anche quello di Europa, almeno fino a 10 anni fa, e in più sempre Caltagirone ci ha fatto un disastro ambientale per l'ipotetica costruzione di un porto commerciale, il porto della Concordia, che è stato un vero fallimento e ha mandato fallite tantissime aziende, piccole realtà che si occupano proprio di costruzioni nautiche e navali. E ovviamente Caltagirone ha tantissime proprietà sfitte proprio intorno al centro commerciale, perché tutto è stato costruito proprio per far sì che l'attività commerciale potesse mantenersi da sola, quindi ci mettiamo delle belle case, così la gente è costretta ad andare a comprare, e decentrando praticamente un po' tutti i servizi da Fiumicino, che è la vera realtà, Fiumicino comune paese, decentrandola verso Parco Leonardo, quindi ci hanno tolto anche la stazione del treno, quindi il treno non parte più da Fiumicino, l'hanno rilevato in binari, ci hanno costruito le case e che hanno dato a persone che lavoravano dentro al comune, a guardie, a polizia che stava nel territorio di Fiumicino da tanto tempo a prezzi agevolati, e la stazione è stata portata a Parco Leonardo, quindi adesso chi vuole venire a Fiumicino scende a Parco Leonardo e si prende la navetta, quindi i ragazzi non hanno più opportunità di scegliere dove andare a studiare. Ad esempio io mi sono trasferita a Fiumicino proprio mentre stavo facendo il liceo, ma io la mattina mi alzavo alle 7 e andavo a studiare a Roma, io ho continuato i miei studi a Roma perché non volevo rimanere a Fiumicino e avere altre opportunità. Questa è un'opportunità che i ragazzi non hanno. Oltre a questo problema c'è stato un incontro con il sindaco che sono riuscito a ottenere, perché a differenza delle bellissime vostre realtà, al di là delle grandi problematiche che avete, è proprio quella che purtroppo a Fiumicino non c'è mai stata una sorta di aggregazione, perché essendo comunque una città costruita accanto a un aeroporto così importante, è comunque una località di transizione, lo è stata per molte persone, quindi non c'è
quello spirito aggregativo. Quindi anche la sinistra, che oggi è la maggioranza del governo qua a Fiumicino, non si occupa di politiche abitative, c'è la sinistra italiana dentro. N'hanno fatto una mozione, mi sono dovuta occupare io per un anno a fare sit-in da sola, con gente che raccapezzava non si sa dove, aiuti da Roma fortunatamente, per far almeno applicare la legge sulla morosità colpevole. Ci siamo riusciti l'anno scorso, mentre è in vigore dal 2013, è la stessa gente dello stesso partito, quindi quanto tra di loro comunicano. E quindi insomma si fa fatica, diciamo, a portare almeno a livello, quindi voi siete un passo successivo, io invece sto cercando ancora di portarla a livello, diciamo, per poi poter partire insomma con altre progettualità. Avevo chiesto anche al sindaco, infatti, in uno dei rari incontri, di poter riuscire a comunicare con Caltagirone e chiedergli proprio di farsi dare tutto quanto lo sfitto che lui ha, dove ci prende ovviamente i sconti nel pagamento dell'IMU, farsi dare un po' di in affittato che ha, quindi darlo a canone calmierato, ovviamente, perché ho cominciato l'avventura con Unione Inquilini proprio firmando il concordato giù nel mio territorio, che era assente da 16 anni, ancora stavamo con le lire. Quindi assurdità, e quindi insomma avevamo fatto questa proposta, ovviamente è stata declinata, e il sindaco Montino poi non ho un'apertura con l'amministrazione purtroppo, quindi già che non c'è un collettivo, non c'è nessuno, insomma nemmeno la parte di sinistra storica che dà una mano e si occupa di queste cose, per di più anche l'amministrazione ormai è contraria, perché ovviamente io mi sono avvicinata a questa problematica anche perché ci sono passata anche io, perché soltanto così poi penso ognuno di voi in qualche modo è stato toccato dall'emergenza abitativa per poi darsi con tutti se stessi in questa lotta, penso. E quindi anche io ci sono passata con mio figlio e ho vissuto completamente tutto quanto il sistema, ho fatto un anno di casa famiglia, ho conosciuto le associazioni che ci lavoravano, i rapporti che c'erano con l'amministrazione, tant'è vero che poi ho raggruppato 5 famiglie un giorno e sono entrata dentro a Guardia di Finanza e ho fatto una denuncia, ho fatto un esposto. Questo esposto si è tramutato in danno di peculato per l'associazione, perché ovviamente affittava a 500 invece si faceva pagare 1500, quindi se tu vai a fare rendiconto in assessorato di una persona ti diceva: ma no, noi non ti possiamo più aiutare perché a te questo codice fiscale ti abbiamo dato 60.000 euro quest'anno. Diceva: a me mi hai dato solo 3.000 euro spalmati in 200 euro ogni mese, cioè come abbiamo fatto lì a 60.000? E si era capito il giochetto. Quindi ho tolto il giochetto all'assessore, che non sapeva come risolvere il problema della casa, e automaticamente adesso ho tutte le porte chiuse, quindi diciamo che me la canto e me la suono un pochetto tra quelle parti. E sto cercando di fare un lavoro ovviamente con le case popolari, dove c'è il completo abbandono, ovviamente non c'è manutenzione ordinaria né straordinaria, abbiamo un grandissimo problema inerente ai riscaldamenti che non ci verranno accesi, infatti qualche giorno fa ho avuto l'opportunità di incontrare il direttore generale di Ater Provincia, perché noi non siamo Ater Roma ma siamo distaccati in Ater Provincia, e incontrando lui praticamente ci ha detto: vabbè, tranquilli, tanto alla fine su 200 noi abbiamo 700 alloggi totali, altri sono organizzati con pompe eccetera. Dice: però voi che avete la caldaia centralizzata siete 240, quelli che mi pagano regolari, che sono bravi e sono segnalati, sono 51, a sti 51 io vengo a mettere lo scritto a casa, guarda quanto sono bravo, mi ha detto. E quindi mi ha liquidato così, quindi con la speranza, capito, che ognuno si sta domandando questi giorni, speriamo che rientri in questi 51, perché se no st'inverno mi muore di freddo praticamente. E quindi diciamo che sto facendo un lavoro certosino, questi eventi sono per me un grandissimo pozzo di formazione, perché io ho un problema anche che dico spesso a lui, dice: non riesco mai a reperire bene le informazioni, ho paura di non dare informazioni corrette a chi si rivolge a noi, perché è vero, facciamo pure un lavoro di assistente sociale, perché io sono piena di famiglie che mi chiamano e gli dicono: guarda, fai l'ISE, vai il CAF, prendi appuntamento, poi arrivai in comune, allora consegna questo, chiedi di partecipare al bando per la morosità colpevole, perché adesso c'è, quindi si fa un lavoro di informazione, ma ovvio che le dobbiamo dare corrette. Quindi l'unica richiesta che chiedo è innanzitutto appoggio la mailing list tutta la vita. E seconda cosa, se, visto che siamo nell'era dell'informatizzazione, se si potevano fare, quando ad esempio usciva un aggiornamento o una legge importante o anche una modifica importante come questa della legge Minniti, insomma, che da tempo ormai molti di voi ci stanno studiando sopra, a fare dei video. Chi è più bravo a spiegare
fare un video dove semplicemente si dice ok, allora questa è una legge che fa, può essere applicata in queste modalità, con questa forma, e fare degli esempi casistici, però utilizzarlo soltanto da noi interni, ovviamente non regaliamo la nostra professionalità. Quindi ci sono tanti gruppi Google, ad esempio, dove all'interno ci possiamo fare un archivio unicamente per la formazione interna. Questo è tutto. Dividere anche su gruppi. Esatto. Silvia, prendi nota. Allora, ultimo, ma non l'ultimo, quanto vorrei parlare io, hai 10 secondi. Non sono d'accordo con il capo. Tento di essere il più veloce possibile. Allora, vorrei riprendere un paio di cose di quelle che aveva detto Guido prima. Il concetto di assistenza e diritto. Perché? Perché il problema fondamentale è che se la casa deve essere un diritto, allora noi dovremmo, tra le varie proposte, vado un po' in maniera sintetica, tra le varie proposte parlare, uno, che la casa è un bene comune, quindi non deve essere mai più alienata a nessuno, le case popolari chiaramente stiamo parlando. Quindi primo problema. Secondo problema, il problema della decadenza secondo me potrebbe essere superato tranquillamente dal fatto che se il canone è rapportato al reddito, a me della decadenza non me ne frega niente, tu hai aumentato il reddito, aumenti il canone, punto. Molto semplice. Terzo problema è quello rispetto all'aumento del numero di case popolari, e lì casca l'asino, perché lì il problema è se noi aumentiamo il numero delle case popolari con un sistema di garanzia e di diritto, noi abbiamo un attacco diretto a quella che è l'economia dell'immobiliarismo. E in una situazione come quella attuale, in cui oramai la proprietà edilizia, anzi più che la proprietà edilizia, gli immobiliaristi hanno saturato il mercato, prendiamo l'esempio di Roma. Roma, con le prime giunte di sinistra, Rutelli, ha varato una formuletta simpaticissima, si chiamava piano delle certezze. Io ti garantisco i tuoi metri cubi anche da un'altra parte, non è importante se mi collochi in questo posto dove io ci voglio fare il parco, non è un problema, ti risposto da un'altra parte, a te ti garantisco di costruire 8 metri cubi, tu devi costruire, non te ne frega niente se li costruisci lì o da un'altra parte, e abbiamo chiuso il problema. No, lo IACP no, non può avere queste garanzie. Allora, che è successo? Abbiamo avuto una colata di cemento enorme su Roma e oggi abbiamo 40.000 appartamenti vuoti, nuovi. Oh. È chiaro che questo effetto ha prodotto un abbassamento dei prezzi e per la prima volta nella storia i prezzi delle abitazioni sono diminuiti. Le altre crisi immobiliari avevano avuto un andamento piatto, mai una regressione del prezzo. Per la prima volta è successo questo. E non solo, siccome c'è stato un inasprimento della tassazione degli immobili non nuovi, chiaramente, perché quelli nuovi sono degli immobiliaristi, quelli altri sono dei piccoli proprietari in Italia, e quindi piccoli proprietari gli potevamo dare pure una mazzatina, abbiamo costretto questa gente a immettere sul mercato la locazione, e quindi anche le locazioni si sono abbassate. Allora oggi ci troviamo nella situazione che c'è un patrimonio pubblico che, se continua a essere un diritto, va a toccare e a ledere gli interessi di quel patrimonio privato. Allora oggi il patrimonio pubblico lo dobbiamo abbattere, lo dobbiamo svendere. Iniziamo a lasciarlo ad un livello di assistenzialismo. E quindi è normale quello che diceva Riba
e quelle altre politiche che avvengono tra l'altro proprio in quelle regioni che hanno amministrazione di sinistra, di bloccare sempre di più l'accesso alle case popolari, lasciarlo soltanto a quegli strati che stanno nell'indigenza, perché se no diventa un diritto che pretendono tutti, e invece quell'altri se la vanno a vedere sul mercato privato, perché il mercato privato in questo momento ha bisogno di nuova linfa, di nuove persone che arrivano. Tra l'altro hanno anche risolto il problema dei mutui, nel senso che le banche hanno riniziato a dare i mutui negli ultimi anni, quindi anche quel problema se un pochettino è risolto. C'hanno un problema di fondo, che le banche non si fidano a dare i mutui, perché con i prezzi che si abbassano dicono io non ti do il 100% come facevo nel 2007 o nel 2006. Dall'altro lato c'hanno il problema che vogliono delle garanzie, e quindi la precarietà del lavoro che c'è nella società italiana non collima con questa richiesta delle banche. Questo è il quadretto generale tratteggiato con l'accetta, però il quadretto generale su tutto. Allora, la riflessione secondo me a livello generale che dovremmo iniziare a fare è come, partendo anche da quello che è stato scritto lì con Federcasa, riaffermare il concetto di diritto dell'abitazione. Non mi dilungo su quello che diceva Guido, su cui sono abbastanza d'accordo sul terzo settore. Voglio mettere un'ulteriore pillola su questa questione. Noi abbiamo avuto anche una trasformazione di tutto quello che era un patrimonio, che specialmente a Roma era molto importante, degli enti previdenziali pubblici e privati. Quel patrimonio è stato in larga parte venduto, e un'altra parte, il residuo patrimonio, è passato ai fondi immobiliari. È sembrata un'operazione così, al massimo si diceva forse ci ha guadagnato qualcuno perché le banche fanno i fondi immobiliari con le SGR, e quindi in quel modo. Sì, è vero, le banche ci hanno guadagnato, le SGR ci hanno una serie di vantaggi perché loro prendono una percentuale sul valore degli immobili che stanno dentro al fondo, quindi loro sono garantiti, non hanno investito una lira, ottengono un guadagno tranquillo e sicuro, non hanno nessuna intenzione di vendere, muovere il patrimonio, perché sta lì tranquillo e beato. Però poi se andiamo a vedere c'è un ulteriore effetto, che è l'effetto per la fiscalità generale. Perché? Perché la fiscalità che c'era sugli affitti per l'ente, che era una fiscalità progressiva, viene abbattuta perché il fondo immobiliare viene tassato sui dividendi che passa ai quotisti. Che vuol dire? Vuol dire che se prende 100 lire di affitti, detrae tutte le spese, quello che resta è che decide di passare ai quelli che hanno le quote del fondo, quello lì viene tassato al 26%, quindi addirittura una percentuale inferiore rispetto a quella che pagavano gli enti, che tra l'altro non si potevano detrarre nemmeno le spese perché loro non sono soggetti IVA, quindi non recuperavano. Un discorso, abbozziamo soltanto, che ha portato un svantaggio a livello fiscalità generale. Altro svantaggio a livello di fiscalità generale che ci abbiamo avuto nell'ultimo periodo è stato quello della cedolare secca. Cedolare secca che all'epoca era bilanciata da quella famosa normativa contro i canoni neri. Quella lì è stata dichiarata incostituzionale, la cosa sulla cedolare secca è rimasta. Non solo, ma adesso Confedilizia ne chiede l'estensione, chiede la strutturazione dello sconto al 10% per il canale concordato, alla tassazione al 10% del canale concordato, e chiede la estensione anche agli usi non abitativi. Io mi sono posto un dubbio: perché non chiede l'estensione per le società? Perché è soltanto per le persone fisiche la cedolare secca e loro non fanno una battaglia per le società? È strano, no? La risposta è una: la società non paga le tasse come la persona fisica, la società paga le tasse sempre sugli utili che distribuisce, e ci sono 20.000 forme per non distribuire gli utili, dalle riserve
alle false spese che metto in campo, e quindi la società già si è tutelata a monte per conto suo qua, che si è fatta una bella cellulare secca ancora in falso. Quindi questo è un altro aspetto, quello della fiscalità, che secondo me andrebbe un attimo analizzato, perché noi ci troviamo sempre la proprietà che dice ci hanno rimesso un sacco di tasse, poi ci abbiamo i costruttori che non pagano l'IMU fino a che non hanno venduto le case e quindi le possono tenere vuote tranquillamente, ci abbiamo le società che fanno sulla fiscalità quello che gli pare, la cedolare secca per gente che poi non fa il canale concordato ma mette il canone come gli pare, perché poi c'è poca convinzione da parte degli inquilini di fare le azioni per far rispettare le normative, e quindi su queste cose forsi dovremmo un attimo ragionarci di più approfondito. Grazie. Grazie Rossi. Intanto che arriva Paolo, ultimo intervento, una notizia sulla cedolare secca. Il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate ha pochi giorni fa pubblicato il rapporto Immobili 2017. In quel rapporto, tra le varie cose, 300 pagine, io lo devo leggere, insomma voi non ve lo invito, c'è un piccolo aspetto, che forse dovreste pure leggere, c'è un piccolo aspetto, si dice che la cedolare secca ci costa alla collettività 2,2 miliardi di euro l'anno, ma attenzione, sapete a chi vanno 1,86 miliardi di quei 2,2? Vanno al decimo più ricco dei proprietari. Cioè la favoletta per cui la cedolare secca avvantaggiava il pensionato che affitta casa perché così integra il reddito, una vera buffonata, perché il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate, quindi non l'Unione Inquilini o qualche pazzo che gira per il mondo, loro stessi scrivono nero su bianco che su 2,2 miliardi di euro che vengono sottratti alla collettività, 1,86 miliardi oltre che hanno al libero mercato, oltre, vanno al decimo più ricco dei proprietari. Quindi accarezza la polarizzazione sociale. È un argomento che andrebbe approfondito, perché sia anche sul privato sociale e anche sulle persone che diceva prima al compagno di Roma. Io ho chiesto perché voglio essere fotografato, l'ho fatto tutti, quindi la seconda ragione è che sono contento, perché sono tutti continuamente la cosa che abbiamo fatto, ogni volta che se ne fa uno migliora la qualità e la quantità delle persone. Io credo che ci sia bisogno di una maggiore comunicazione circolare, questo è vero. L'idea del video, ora noi ci affidiamo a Facebook oggettivamente, ma perché? Perché le cose che diciamo in un video, come ti difendi dallo sfratto? Lo sfratto c'ha tante tappe, non è una tappa sola, succede questo, 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 e questa si può dire anche in Facebook, non è una cosa, quindi io usiamo Facebook che è una forma, questo non significa di fare su un club che è un lavoro diverso, però molte sedi dell'Unione Inquilini hanno Facebook e molte pagine sono ferme, cioè Unione Inquilini di Calicattì, vai a vedere l'ultimo post l'11 di aprile 2004, no? Cioè, quindi io chiederei che ci sia una maggiore di aprire delle nuove pagine, mandare link attraverso quella posta che abbiamo, in modo che possiamo condividere le varie esperienze. L'altra questione secondo me è quella di come noi stiamo nelle istituzioni. Cioè non tutti hanno lo stesso rapporto, scusate, con l'amministrazione comunale in questo caso, ma anche con la regione di appartenenza. Abbiamo leggi regionali sulla casa diverse, quindi occorre su questo, che non è le cose che fanno a Roma possono essere fatte in Toscana. Noi abbiamo in Toscana 2000 alloggi che non sono stati, che sono vuoti. In tutta quanta la Toscana, perché c'è stato in questi anni un controllo da parte nostro e un'attenzione anche da chi gestisce, quindi non è, poi ci sono problemi a Pisa che hanno alloggi vuoti, però lì perché mancano i fondi. Io vorrei capire anche ogni esperienza, che tipo di rapporto c'ha con l'amministrazione, se c'è una commissione casa prevista per legge oppure no. Cioè, queste cose si aiutano i compagni a conquistarli. Il compagno di Bologna mi diceva non mi occupo di mai. A Bologna probabilmente è diversa la legge regionale toscana, però è stata una regione rossa, quindi cosa ho lasciato? No,
cosa ha lasciato di rosso in quella struttura? Il sangue. Io penso che le stesse informazioni andrebbero prese sui canoni concordati. Ieri una compagna sarda mi ha chiamato di Caldari, aveva un incontro urgente alle 4 e mi ha detto cosa c'è sulla effetto il nostro accordo di Livorno che è del 2007 e il massimo di metro quadro è 5.7, salvo le pagine, che è rimasto fermo dal 2007. Io chiedo, Firenze c'ha una nuova? Cioè in altre città c'è un canone concordato che è uguale a quello libero. 5.7, una casa di 60 metri quadri viene sulle 300 o 400 euro al mese. Che? Come? Non esiste. No, no, io non voglio discutere di loro. Dico che anche sul canone concordato, sulle regole e sul controllo, perché se noi becchiamo un canone concordato che è superiore all'accordo cittadino, non si va a denunciare la Guardia di Finanza, indipendentemente dall'inquilino. Se ce lo portano, si va veramente a Guardia di Finanza. Quindi o c'è un rapporto con l'amministrazione, un rapporto con l'ufficio dei tributi dell'amministrazione, anche se anche lì, cioè, quindi tutte queste cose qua, che non sono l'emergenza dello sfratto, come diceva il compagno della Sicilia, che si finisce con l'emergenza. Noi siamo nati con le occupazioni, poi si è inventata la consulenza. Dopo la consulenza si è inventato la difesa degli sfratti. Cioè, nella nostra storia, abbiamo sempre cercato di costruire intorno a quell'idea di sindacalizzare la città, non tanto l'inquilino. Quindi tutte le iniziative fatte sul parco o come si abita. Noi per esempio abbiamo a Livorno 500 assegnatari iscritti ora. Intendiamo fare un lavoro di partecipazione con l'ente, in modo che ognuno non si guardi male dentro il proprio condominio. E si parte da cosa? Dalle spese comuni. Cioè se uno fa una spesa, vengono a derattizzarti il quartiere, a te mi avverti, uno di noi deve firmare che te l'hai fatto, altrimenti ti mandi i soldi sul cui io non pago. Questo costringe la gente a incontrarsi. No, no, no. A casa mia, no, no, a casa mia se vieni a modificare l'ascensore, non c'è la firma di un condomino, non ti riconosco le spese. Te vieni, no, 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 prendere e se ne vanno. No, hanno, avranno i nominativi quartiere per quartiere di chi deve firmare. Questa è la forma e il modo di mettere insieme la gente, occuparsi del giardino. È un lavoro difficile, è un lavoro difficile, però. No, scusate, sono 500 assegnatari. Abbiamo fatto esperienza a nord, in mezzo e al centro della città. A sud c'è una popolazione in attività, quindi più disponibile a partecipare. Nella centro c'è un po' più anziani, a nord c'è l'emergenza abitativa, c'è il disagio sociale, c'è la devastazione. Tra le persone, a Shanghai o meno, c'è un clima terribile. Quindi ci rendiamo conto, però è un lavoro sugli assegnatari che significa che servizi ci sono, le scuole, cioè il progetto che aveva l'Unione qui. Io ho finito per dare alcuni spunti. L'ultima cosa, domani noi si va in un'altra sala, che si chiama Sala Simonini, è l'ex circoscrizione, Scali Finocchietti, in pratica è dietro al Comune Nuovo, a 150 metri da qui. Ho fatto delle fotocopie, se si passa da 4, sì. Ma tutti insieme poi qualcuno rimane e ti dice dove vai, dove vai? Insomma, io, un corteo. L'appuntamento è alle 9 qui e si va. Noi siamo già stati, io e Fabrizio siamo già stati alla sala, si è messo tutto nel cartellone o meno, in modo che domani mi si ammattisce e a trovare la luce. Poi è dentro il quartiere Venezia e si è andato in Venezia e la mia idea è questa. Io ho fatto poi alcuni punti di riferimento per mangiare, cioè si può andare al ristorante, si può andare a mangiare un hamburger, non al mattone, buono. I duetti, si può mangiare il panino in piazza Cavallotti alla Barrocciaia, che è un panino sostanzioso, si può andare a mangiare in pizzeria, quindi ognuno va dove vuole. Alcuni mi hanno chiesto un consiglio, io non ci sono mai stato, al mercato del pesce c'è un grande ristorante qui vicino, una cooperativa lo fa, ora alcuni ci vogliono andare e fra l'altro è all'inizio del quartiere Venezia. Se poi uno se non va e gira, le pago, quindi
Questo è quello dove c'è la sala della circoscrizione. Ah, cioè, Sari, domani dobbiamo discutere anche del nostro prossimo congresso, uno dei punti, perché il coordinamento è chiamato a indicare modalità e abbiamo avuto comunque oggi 23 interventi. Come siete attrezzati? Ora saremo in stanza e andiamo a mangiare fuori, che vogliamo fare? Usciamo. Sì, allora andiamo in cosca e mi cambio e poi andiamo a mangiare qualcosa. Ok, ci vediamo fra 5 minuti.